Salve a tutti, qui Antonio Cianci, raccontafilm a caparcela della Torre della Forza, con una nuova puntata di riflessioni. Quest'oggi volevo soffermarmi maggiormente su due specifiche saghe che personalmente io ritengo inutili. Ma perché? Allora, sono state proiettate nei cinema di tutto il mondo, riscuotendo un successo per nulla, clamoroso. Opere da parte di mestieranti che chinano il capo, fanno il loro misero dovere e seguono le direttive dei grandi produttori macinasoldi. Saghe che rientrano nella fascia Young Adult, cinema distopico che strizza l'occhio, si rifà al caso cinematografico di 4-5 anni fa, Hunger Games, con protagonista Jennifer Lawrence. E da lì è avvenuto il boom. Adolescenti immersi in scenari post-apocalittici o in città sul piede di guerra, che devono far fronte a problemi ben più grandi di loro. Solo che in Hunger Games il tutto ha funzionato fino alla prima parte del terzo capitolo, Canto della Rivolta, perché diretti da un Francis Lawrence che sa maneggiare con cura il cinema fantasy distopico, perché comunque viene da Constantine o Io sono leggenda. Qui invece siamo decisamente in alto mare, con la Divergent Series tratta dai romanzi bestseller di Veronica Roth e Maze Runner, direttamente dalla serie di libri di James Dashner. Due esempi lampanti che stanno conducendo il sottogenere Young Adult, appunto, prepotentemente verso il viale del tramonto, perché ora, adesso, in questo momento, tutti noi ci stiamo chiedendo: dove sono andate a finire queste due potenziali trilogie cinematografiche? No? Non vi è uno spiraglio di luce, dei capitoli 3 avvolti nel mistero, nel nulla, ma con calma. La Divergent Series ha Allegiant, il terzo capitolo diviso in due parti, la prima parte rilasciata nelle sale ben 2 anni fa, la seconda, boh, non si sa, ma adesso ci arriviamo, e Maze Runner, la rivelazione, il terzo capitolo, in attesa di sviluppo dopo il grave infortunio del protagonista Dylan O'Brien avvenuto lo scorso luglio. Non si sa neanche più quando è uscito il secondo capitolo e vedo che i fan sono in trepidante attesa, sì, che è andata decisamente a scemare. Si tirano avanti a fatica con dei capitoli di intermezzo zoppicanti, e hanno praticamente la stessa identica rivelazione, vi spiego. Dei buddy giovani che scoprono che al di fuori della loro piccola minuscola comunità, dove vige una politica interna ben lontana dalla democrazia, il più forte vince su tutti, ecco, al di fuori di questo microcosmo vi è un mondo distrutto. E questo dovrebbe essere il clamoroso, roboante e mirabolante colpo di scena definitivo che vi deve spiazzare e lasciarvi interdetti, solo che li ritroviamo sia nell'uno che nell'altra serie di film maledizione. Patetici oltre ogni misura, questi film ormai, secondo me, non hanno più senso di esistere, non hanno fondamenta solide. Addirittura la Divergent Series dovrebbe approdare sul piccolo schermo con un terzo capitolo. Ricordiamo, diviso in due parti, la seconda parte dovrebbe essere totalmente rielaborata dalle basi, allungata a dismisura e trasformata in una maledetta serie TV. Stanno raschiando il fondo del barile, non ci voglio credere, ma vi è ben altro che bolle in pentola. Gli attori hanno deciso di non prendere parte a questo progetto. La Summit Entertainment, che si occupa della distribuzione dei film, si è tirata la zappa sui piedi. Le stringerei la mano, i miei complimenti, addetti ai lavori. Complimenti! E per quanto riguarda il terzo capitolo, ormai questo sconosciuto di Maze Runner, abbiamo a che fare con un giovane protagonista che, sorpresa delle sorprese, è l'uomo di vetro. Il villain di Unbreakable, interpretato da Samuel Jackson, questo Dylan O'Brien fermo da 7 mesi a questa parte, quando ripartiranno le riprese non si sa, non lo voglio sapere, che vadano al diavolo, sinceramente. Qui Antonio Cianci, recatafilm a Parsival, ha finito. Dovevo intervenire qui con un piccolo sfogo personale, una riflessione che andava fatta. Mi raccomando, ci becchiamo sotto nei commenti. Voglio sapere una vostra opinione a riguardo. Un saluto a tutti i seguaci di Raccata Films, ciao, alla prossima!